Danzare è un'emozione grande ed è un po' come qualcosa, un po' come sentirmi libera, libera di provare dei sentimenti, delle sensazioni, di lasciarmi andare alla musica, a ciò che poi provi mentre ti muovi, mentre ti esprimi attraverso il tuo corpo ed è un po' come un sogno. Un po' come davvero entrare in una dimensione che ti permette di sentire davvero te stessa in un modo molto forte. Per un certo verso è come se io danzassi sempre, no? Nella mia vita, anche quando faccio le mie cose. I miei piedi sono le mie mani, quindi anche quando danzo loro sono sia mani che piedi, come poi nella mia vita di tutti i giorni. Quindi è un po' come essere sempre in armonia e in movimento col mio corpo. E quindi lo sento una cosa unita, stretta. Fin da bambina, cioè io sempre sentivo la necessità, la voglia proprio di danzare, di muovermi e i miei piedi sono sempre stati le mie mani, è sempre stata una cosa molto naturale usarli come mani e quindi la danza è nata proprio da quando ero piccola, a un anno facevo la spaccata e mi muovevo sempre al ritmo della musica, è stata proprio una cosa credo innata in me. Sembra una cosa strana da dire, ma no? A volte mi immedesimo, no? Negli altri e mi rendo conto che può essere strano sentir dire una cosa del genere che uno immagina chissà che cosa, no? E invece è stata la cosa più naturale. Io credo, ora ne sono assolutamente convinta del fatto che il Signore mi abbia disegnata così. Ah no, tu. Per me, nel suo progetto io non dovevo avere le braccia e quindi, ed è in questo che ho trovato la naturalezza del mio essere, proprio perché quando una persona è stata, creata in questo modo, poi non c'è niente che manca. Mamma mia, nonna ninna, nanna ninna, nonna ninna, nanna ninna, nanna. Quanto dura Parecchi anni fa una bambina di 10 anni mi ha detto: non è vero, Simona, che ti mancano le mani, tu hai le mani in basso. E per me è stata la frase migliore che qualcuno potesse dirmi, perché ha colto davvero il mio essere, cioè le mie mani ci sono, solo che sono semplicemente in basso e hanno anche la funzione di piede. E io le uso in questo modo con una naturalezza che è spontanea.